La pace è sicura solo se è coltivata a più mani, lo ha detto Papa Francesco nel discorso ai partecipanti all'Assemblea della Roaco, l'opera di aiuto e assistenza alle chiese orientali. Il Papa si è riferito al pellegrinaggio in Terra Santa, all'incontro di inizio mese tra palestinesi e israeliani in Vaticano, ai conflitti che perdurano nell'area dell'Est Europa e del Medio Oriente. In particolare ai fratelli e alle sorelle della Siria e dell'Iraq, ai loro vescovi e sacerdoti, ha detto, esprimo la vicinanza della Chiesa Cattolica e la estendo alla Terra Santa e al vicino Oriente, ma anche all'amata Ucraina, nell'ora tanto grave che sta vivendo, e alla Romania, alle quali vi siete interessati nei vostri lavori. Vi esorto, ha aggiunto, a continuare l'impegno profuso. Il vostro soccorso nelle nazioni più colpite può rispondere a necessità primarie, specialmente dei più piccoli e deboli, come dei molti giovani tentati di abbandonare la patria di origine. E poiché le comunità orientali sono presenti in tutto il mondo, ha insistito il Papa, voi cercate di portare sollievo e sostegno ovunque ai numerosi profughi e rifugiati, restituendo dignità e sicurezza, col dovuto rispetto per la loro identità e libertà religiosa.